Ah beh, inizio proprio un episodio così con Trevor che sta facendo di nuovo il matto, buttando sto poveretto così. È sicuramente morto, non c'è bisogno di spiegarvelo. Dov'è? Non saltare. Oh sì, è proprio morto. Poveretto. Non so che cosa le abbia fatto, ma è uscito fuori che è morto. Oh, Buru, Buru. No, 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 non prendere. Guarda questo. Mio Dio, quanto mi ha fatto di danno. Vieni qui che abbiamo una missione. Dobbiamo incontrarci nell'otto di El Burro a fare il colpo. Credo. Credo. M. Vediamo. L'otto di El Burro e... Ok, perché? Che c'è, Wade? A quanto pare siamo pronti in tutto e per tutto. Floyd non crede che sia una buona idea riunirci in appartamento, quindi forse dovremmo... Dì a Floyd che riunirci in appartamento è una buona idea. Una grandiosa idea. E digli che ci sono patatine, salsine e prostitute. Povero, povero Wade. Allora, il colpo è gratis e dobbiamo anche collaborare con i federali, l'FIB. Quindi direi di andare direttamente alla B e vedere che cosa vogliono e poi collaborare. Quel puntino blu cos'è? Ah, è un colpo, vediamo. Allora, quello lì è praticamente un colpo. E questi qua sono furgoni ai quali possiamo far esplodere letteralmente il bagagliaio e poi prendere tutti i soldi che escono fuori. Ovviamente aumenteremo il nostro livello ricercato, però facciamolo una volta. Non credo di averlo mai fatto negli altri episodi. Quindi, facciamo la prima rapina. Pistola mitragliatrice. Danneggia il centro sulle porte, sul retro, per aprirle. Fermo. Oh, ci stanno attaccando. Bastardo. Vabbè, non importa. Facciamo così. Ok, i soldi sono caduti. Prendiamo i soldi. Non mi sparare, 5.000 dollari. 5.000 dollari. Retro, retro, retro. Nessuno ci prenderà mai vivi. Ok, siamo ricercati, 2 stelle, però per 5.000 dollari ne è più che valsa la pena. Lo sapete che non mi prenderete mai, vero? Fermo, fermo, fermo. Scorciatoia. Una bellissima scorciatoia. Abbiamo risolto il tuo piccolo problema di immigrazione. Siamo pari. Quindi ci stanno ricattando adesso. Guarda qua! Un mucchio di teste di cazzo governative è il loro spione preferito. Cosa vi ha raccontato? Ho appena detto che siete stati... contentissimi di aiutare il governo con il minore modo che potevate. Perché mi è stato detto che se avessimo dato una mano con quella faccenda, cosa che abbiamo fatto, allora le nostre azioni passate sarebbero state dimenticate in un tripudio di fervore patriottico. E chi te l'ha detto? L'ho detto io? Qui decido io, ciccio. Io, capito? Non proprio, cioè. Non è che puoi spiegarmi di nuovo. Sto pure pigliando per il culo e non capisco, sto idiota. Ah, bravissimo. I tre stronzoni. Ascoltate, ci serve un altro aiuto per un'altra cosa. Oh, madonna mia. Ah, beh, una parte del governo è piuttosto corrotta. Oh no, chi l'avrebbe mai detto? No, la tua parte, vero? Sì, ma noi siamo corrotti in senso buono. Ma l'agenzia vuole incoraggiare il panico da poter garantire un budget. È così che viene pagato. Un grosso problema. E ora ci sono assicurati di fondi che ci servono per la nostra lotta contro il crimine. Per comprare gli agenti corrotti. Davvero? E da dove arrivano i soldi? Droga. E i bastardi adorano vendere droga. E a chi non piace? Dico bene? È pazzo sto Trevor. Pensiamo di voler utilizzare quei soldi per... Noi dobbiamo ricostruire quei soldi, quindi. Vanno stanno lasciando... Oh. Non abbiamo tempo per prepararci bene. Non è problema mio. Non posso dedicare altre risorse a questa faccenda. Che bastardo. Fottiti, Dave. Ottimo lavoro, furbone. Prima che i pagliacci abbiano finito con noi, ci ridurremo a fare le perquisizioni all'aeroporto. Le cose vanno come vanno. Adesso come cazzo possiamo fare questa cosa? Non lo so. Alla vecchia maniera. Un classico blitz. È un'area industriale, giusto? Io direi con dei veicoli. Un camion della spazzatura. Un carro attrezzi per ribaltarlo. Troviamo dei travestimenti. E siamo a posto. Dobbiamo soltanto sperare che quegli agenti non abbiano dietro un pulsante d'allarme. In tal caso ci penseremo. Se e quando. Terrò gli occhi aperti, generale. Come si percuola l'un l'altro? È sempre divertente. Come grazie, Michael? Perché dovrebbero ringraziarti?
Fatto solo cazzate, hai fatto. Ok. Wait, Floyd. Uno di voi due stronzi deve essere qui. Oh, dall'odore. Oh, finalmente è pulito, Wade. Colpo alla Meriwether. Anche tu mi sei mancato. Ciao, Trevor. Oh, ecco. Ehi, hey, labbra di fuoco. Dove ti stai nascondendo? Ho una contrattura grande come una palla da baseball qui. Mi serve un po' di rilassamento. Massaggiami. Pezzo di merda. Dove è il figlio surrogato? Franklin, intende Franklin. Ehi, ehi. Tu e lui, i vecchi problemi tra padre e figli. Mi fa venire i brividi. Com'è il massaggio alla gamba? Oh, è ottimo, vuoi provare? No, sto bene così, amico. Vi ho chiamati per discutere di un lavoro che sto preparando. Stai zitto, Michael. Me lo devi. Ha chiamato con l'Esper, ha parlato con l'Esper, ma è in ospedale. Lo lasciamo fuori e noi gli diamo il 20%. A meno che non impazzisci di nuovo e mi fai arrestare. Ehi, non è andata così. Lo spero bene. Già, come se te ne fregasse qualcosa. Oh, vedi, a me frega, Michael. È una posizione. Un punto di vista, ok? Come Dio, come l'evoluzione, come così. Ma di che sto parlando? Discorsi più sensati di GTA li fa lui. Bravo, brutto imbecille. Comunque ancora non ho capito il colpo. Qual è il piano? Abbiamo Floyd. Fuori di qui. Floyd lavora al porto. Ci sono degli uomini della sicurezza della Meriwether che stanno facendo dei test in alto mare per lo zio Sam. Ci prendiamo quello che stanno testando, qualsiasi cosa sia. Quindi, zero acquirenti e zero polizia. Ah. Raggiungiamo la pista di atterraggio. Là un sommergibile e un elicottero. È un bel colpo quello della Meriwether, effettivamente. È una bella missione. Beh, anti-sgamo proprio, vestiti da anti-sgamo. Ah, devo utilizzare Michael? Oh, va bene. Raggiunge la pista di atterraggio a 7 km. Mannaggia a te, 7 km di guida, stai scherzando? E sono? Che sono io? Poi con questo furgoncino praticamente distrutto. Pistoletta. No, 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 lascia la pistoletta, va benissimo. Beh, almeno Franklin non si fa zittire da... È uno dei pochi che non si fa zittire da Trevor. Anzi, si guadagna addirittura il rispetto di Trevor. Col tempo. Adesso è ancora considerato un ragazzino, effettivamente, però col tempo si guadagnerà il rispetto di Trevor. Io abbia avuto successo nella vita. Abbiamo solo $147,000 in banca. Non è quel gran successo di cui parli, eh. Non bastano a niente. Non bastano per vivere una vita di nulla facenza. Non è successo vero e proprio, eh. Lost MC, li abbiamo fatti fuori, se vi ricordate. Un imprenditore che lavora duro. Criticato uno così pigro che è andato in pensione a 30 anni. E chi andrà in pensione a 30 anni, se potessi? How far we had to travel when he's offered a job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed. There's not enough me's, there's too many you's. Yeah, a country full of you's.
un paese pieno di Trevor. Esiste già e sta dichiarando guerra a qualsiasi cosa. Ho delle guerre nascoste ovunque praticamente. Beh, non dirò il nome di questo paese. Lentissimo, è lentissima sta macchina. Vabbè che l'ho distrutta, però è lentissima. Avrei dovuto rubarne un'altra. Ma la più bella, secondo me è quella più veloce di questa. Che è successo a sta macchina? Perché ha sbandato così? Così ho beccato una buca, che è successo? Come mai ha sbandato così veramente? Ok, scorciatoia. Oi! Una bellissima scorciatoia. Pensavo fosse un cespuglio, non un albero. Ok, almeno quel palo che siamo riusciti a distruggerlo. Cos'è, questa è una zona militare? Però di no. Signori, scusate. Era dovere farlo. Cioè, vedete due pedoni così in mezzo al nulla e non li investiamo. Su, dai. Dovere. Ah. Ma non sappiamo neanche che cosa stiamo rubando. È arrivato Floyd? È arrivato prima di noi. Magari nascondilo col sommergibile, no? Ecco il sommergibile. Quindi devo salire nell'elicottero con Michael. Ok. È per rilasciare il rampino? Devo sollevare il sommergibile. Ok, allora. È da un po' che non guido l'elicottero, quindi non è molto facile. In modo che il gancio entri in contatto con la parte superiore. Ok. Sì. Oh, ce l'ho fatta. Cerchiamo di non perderlo, magari. Sembra più un missile nucleare che un sommergibile, in realtà. Raggiungi l'area di sperimentazione? Eh sì. A nome della tua azienda su questo elicottero? Anche sul sommergibile, penso. Mio Dio, vorrei proprio far esplodere quelle barchette là sotto. Mi sono ritirato. Beh, ci siamo ritirati, però i guai ci hanno seguito. Mi ha fatto quella cacata lì di distruggere la casa e siamo ricascati nel casino. Cerca di sganciare questo sommergibile. Scusate, ma non riesco a capire come mai non abbiamo trasportato con il nostro furgone e poi l'abbiamo buttato in acqua. Cioè, perché l'ho dovuto per forza rubare un elicottero per spostare questo sommergibile? Siamo quasi, credo. Credo che ci siamo quasi. Da questa area di sperimentazione. Una base per gli esperimenti? Jet in volo lungo la costa. Dov'è? Sgancio sommergibile vicino alla piattaforma di prova. È per rilasciare il sommergibile? Nessun problema. E siamo dentro? Ah sì, Trevor è già dentro, ok. Bene così. Usa l'app Trackify. Per individuare che cosa? Oh, devo andare lì. Ok. No, io voglio solo salire un po'.
Giusto? Sì, sto andando nella direzione giusta, suppongo. Ma non vedo niente, che cosa sto cercando? Devo scendere o devo salire? Ho un'app che dovrebbe ricevere i segnali di diagnostica da questa cosa. Beh, però non mi pare che io mi stia avvicinando. Sto andando nella direzione giusta, però il radar non si sta muovendo minimamente. Sono a 35 metri di altezza, di profondità. O cosa? Cosa sono quei numeri? Vediamo. Sto guardando in faccia l'abisso e mi piace. Oh, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Quindi devo scendere, suppongo che sia a terra. Ok, ci sono quasi. Intanto scendiamo sempre di più. Al momento no. Ok, ci sono quasi. Me lo ricordavo diverso il colpo della Meriwether. Me lo ricordavo del tipo sparatorie. Tante sparatorie. Probabilmente dopo. Oh, c'è uno squalo lì. Che posto è? Vicino al dispositivo con il sommergibile per recuperarlo? No, no, io mi ricordo diversamente. Forse è l'approccio che è diverso. Cos'è questa roba che sto per raccogliere? Ok, sto per raggiungere il dispositivo. Sono qui. Risali in superficie. Ah, 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 fermo, fermo, non ti schiantare. Penso sia un missile o qualcosa di esplosivo, meglio evitare. Che cos'è? Lo sapremo quando avremo eseguito qualche test. Beh, che aspetto ha? Cosa pensi che sia? Dovessi indovinare, era fissato alla roccia, forse su una faglia, perciò... potrebbe essere un inibitore sismico per combattere terremoti e tsunami. O no? Un reattore a fusione che usa acqua di mare. Nucleare è buono. Ah. Saremo pagati bene. Chi può dirlo? Ma no, ma così è noiosissimo il colpo della Meriwether. Io me lo ricordavo con sparatorio. Ho scelto l'approccio sbagliato allora. Noiosissimo. Così è noiosissimo. Cioè, sto solo guidando un sottomarino in fondo. E che ci mette una vita a risalire. Ma io ma non ho problemi. Non ho problemi a beccarmi la sindrome del palombaro, eh. Sali più in fretta, per favore. Tanto respawneremo in un ospedale, mal che vale. Lo sto facendo, coso. Solo che è lentissimo. Oh, madonna mia. So che ci sono quasi. Ti aspettiamo in superficie. Ok, ci sono quasi. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ah, la buon'ora. Col tramonto, tra l'altro. Passa Michael. Ok. Oh, di nuovo devo guidare con l'elicottero. Oh mio Dio. Ok, scendiamo. Dai, 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 dai. Dai, 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 che ci sono quasi. Dai, 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 che ci sono quasi. Ah. Ci sto provando. Ci sto provando. Oh mio Dio. Ah, non vorrei cadere in acqua con l'elicottero. Fallire poi la missione. Ah. Mannaggia a te. È impossibile. Dai. Dai, che sei quasi. Dai. Devo premere E. Forse devo premere E. No, non funziona, neanche premendo E. E non funziona. Oh, ora ha funzionato. Dai, niente sparatore, stai scherzando. Che noia. Me lo ricordavo diversamente, ho sbagliato approccio, mi sa. Mi sa che ho proprio sbagliato approccio e basta.
Ah, quindi arriveranno. Oh, eccoli qua. Li abbiamo un pochino allarmati. Ok, quindi devo sparare da qui. Chi armò? Oh mio Dio. Cosa sto sparando? È per cambiare posizione di Franklin? Oddio, questo è un elicottero. Ok, sto sparando con i missili. Questo è grave. Sto ancora vivo, ma stai scherzando? Giù, giù ragazzo. Non riesco a prenderlo, è troppo lontano mi sa. Un altro elicottero. Oddio mio. Bellissimo. Guarda che il vostro pilota sta per fare una brutta fine, eh. Fatti i vostri. Oddio mio. Ma è bellissimo far esplodere gli elicotteri. Ma perché il pilota è così esposto? Ma stai scherzando? Sai cosa? Prendiamocela anche con gli innocenti per strada. Oh, da dietro? Che missile è? Oddio mio. Una bella arma però, eh. Ok, abbiamo pagato il pilota. Piu! E tu? Che vuoi? E anche questo pilota è andato. Ti conviene saltare, ragazzo? Fidati di me. Non è saltato. Peggio per lui. Passa Michael. Ok, e sia. Abbiamo finito. Ci siamo già difesi dalla Meriwether. Oddio mio. È gravemente danneggiato il nostro elicottero. Non ce la fa più praticamente. Scusate. Quell'elicottero non sono normale guardie di sicurezza privata. Sono fonti affidabili, sono in realtà un esercito di rettiloidi. Più o meno. Ok, questo motore non ce la fa già più. Non ce la fa già più questo motore. Forza che ci siamo quasi. A Sandy Shores. Beh, spero che comunque qualcuno lo compri. Perché nell'altro approccio recuperavamo sempre qualcosa di particolare. Però essendo un'arma troppo calda nessuno voleva comprarlo. Quindi alla fine lo abbandonavamo e il colpo era fatto per nulla. Spero che almeno in questo approccio ci guadagniamo qualcosa. Lo spero, come minimo. Ok, ci siamo quasi. Iniziamo a scendere. Abbassati sulla pista di atterraggio. Niente di più facile. Niente di più facile. E sgancia il sommergibile. Ah. Ah. Oh! Errore mio. Trevor è morto. Errore mio. Sono disceso un po' troppo in fretta. Non dirmi che mi devo rifare tutta la strada, eh. Guarda che è grave. Ok. Abbassati. Meno male. E lascia cadere sta roba che mi ha rotto le scatole. Ah, a posto. Contento? Missione compiuta. Lo sai che cosa hai fatto? Stanno uscendo tutti di testa. Sì, no, è lo stesso. La stessa cosa abbiamo rubata. Al governo non importa quanto tempo è passato. Metteranno te e tutti quelli che conosci nella lista di persone da ammazzare. Pensavo che fossi più sveglio di così. Che ho fatto? Che ho fatto? Ho fatto niente. Un'arma atomica? Bugiardo patologico. Preferisci un drone che gira sopra la tua roulotte? Ah, lo sto convincendo. Wait, get in that chopper. Listen to whatever this fucking moron has to say. All right, on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey, we need a score. Abbiamo bisogno di un colpo, ricordatelo. Colpo non pagato. Colpo non pagato, gratuitamente. Abbiamo rubato gratuitamente. Oh, Dio mio. Quello è il suo sangue. Oh! Almeno ragionerai la prossima volta prima di fare una roba del genere. Abbiamo fatto gratis praticamente. Che roba. Che roba.